È finita ai rigori una partita che sembrava a un certo punto persa. Questo fa male, ma adesso, messa da parte la delusione, resta un argento che ha un grande valore. No, certo, devo dire non inaspettato perché sappiamo che questo mondiale il livello c'erano sei squadre allo stesso livello. Però anche il nostro allenatore ha sempre creduto in questo gruppo fin da subito e continuava. È lui che ci ha creduto quasi per primo. Noi, devo dire, veramente è una vittoria, anche se un argento, la vittoria del gruppo. Sembra una frase fatta e a volte la senti sempre dire e non ci credi, ma è veramente la vittoria del gruppo e l'abbiamo dimostrato anche oggi. Cioè, secondo me la Spagna ha giocato meglio sicuramente, è un po' anche normale, sempre questo stesso blocco di giocatori, non ha cambiato poco. Ma noi gli ultimi minuti, cioè, abbiamo fatto secondo me qualcosa di incredibile a riuscire a agganciare questa partita. Abbiamo dato tutto, tutto, eravamo morti, morti, però veramente con l'energia del gruppo si è riusciti a agguantare il pareggio, poi i rigori, che bisogna dire, a volte va bene, a volte va male. Nella storia di questo mondiale restano comunque la vittoria con la Grecia in semifinale e anche la vittoria qui in casa dell'Ungheria, e non è una cosa che capita così tante volte, e tu lo sai bene. No, infatti comunque è un mondiale veramente bello, che dà soddisfazione anche giocare queste partite. Oggi la piscina era piena, ai quarti di finale giocavamo contro la squadra di casa, li abbiamo eliminati. Veramente sono partite che rimangono. Per me questo era il primo mondiale, veramente non mi aspettavo andasse così. Certo che oggi credi ancora nel gradino più alto, ci siamo andati veramente vicini, però rimane l'orgoglio e sappiamo la strada c'è da fare, ma questo gruppo deve andare avanti così.